Continua il nostro viaggio alla scoperta del divertimento durante la 17esima edizione dell'Amsterdam Dance Event. Molti gli addetti ai lavori italiani, tra cui incontriamo i DJ Gabri Ponte e Christian Marchi. Giusto esserci il secondo giorno e c'è una grande affluenza nonostante questo momento difficile. Gabri Ponte, come vedi questo periodo per la musica dance? Un momento in cui secondo me c'è tanta carne al fuoco, ma c'è tanto movimento, quindi secondo me è un momento giusto per... Infatti noi prima stavamo parlando, quando ci avete scovati lì, stavamo complottando loscamente dietro un divanetto qualche produzione da fare insieme, visto che insomma è un momento in cui i produttori collaborano tanto, gli artisti collaborano tanto. Stavamo pensando, perché visto che abbiamo già fatto comunque un disco insieme qualche anno fa, non replicare, forse era un segreto, non dovevo dirlo. Però no, non dovevi dirlo. Adesso mi devi uccidere. No. Sai cos'è? La cosa bella è che adesso ormai sono anni in cui la musica dance si è proprio esplosa tantissimo, perché comunque il sound elettronico ha contaminato tutto, ha contaminato pop, ha contaminato latino, esatto, cioè alcune delle hit più grosse degli ultimi anni sono arrivate dal mondo latino con la base dance, dal mondo pop con la base dance, da artisti enormi, quindi ci sono veramente tantissime possibilità, non è più la musica solo dei DJ, ma è quella che comunque noi DJ ovviamente riusciamo a fare meglio, perché e quindi penso che dai, le possibilità siano infinite, dobbiamo darci da fare adesso, al momento giusto. Durante l'Amsterdam Dance Event si terrà anche l'elezione del DJ numero uno al mondo secondo la classifica della rivista DJ Mag. Ci fate un vostro personale pronostico? Swedish House Mafia, David Guetta, Skrillex. Avicii, Skrillex, gli Swedish non li vedo molto sulla scena, è Guetta. Avicii, Skrillex e Guetta. Girando tra le sale adibite alla conferenza, incontriamo i DJ Stefano Mattara e Luca Peruzzi, ai quali chiediamo un loro parere sul fatto che l'Italia ultimamente arriva sempre dopo altre nazioni. Boh, non so se è così proprio. Diciamo che musicalmente sì, arriviamo un po' dopo sulle cose. Purtroppo magari o arriviamo troppo presto e quindi non siamo compresi, o arriviamo talmente dopo che ci dicono che stiamo facendo un revival, quindi... Io credo che perché le cose nascono prima, una volta noi siamo abituati che l'Italia era imperatrice nel campo della musica dance, ha inventato tanti stili e invece negli ultimi anni stiamo inseguendo gli stili di altri, e quindi credo che il problema sia quello. Cosa pensate di questa conferenza? Diciamo che sicuramente è rimasta l'unica, perché comunque anche nella dance, non solo nell'elettronica, perché il Midem non esiste praticamente più. Winter Music Conference è dall'altra parte del mondo, quindi non ci sono grandi altre cose. Quindi diciamo è l'unico evento che anche noi, che magari siamo un po' più facilotti nel sound, dobbiamo rassegnarci. Ci sta un po' stretto perché ci sono dei big talmente pesanti che offuscano totalmente la scena, però magari nella loro scia riusciamo a fare qualcosa anche noi. Cosa ci aspettiamo? Speriamo di poter avere un po' di spazio, un po' di credibilità con i nostri prodotti. È utile per un DJ e produttore partecipare all'Amsterdam Dance Event? Ma io direi che per chi fa il nostro mestiere è utile a prescindere, cioè anche ascoltare cose che non ti appartengono o non fanno parte di quello che tu suoni abitualmente. Ed è un modo per rimanere attuali e cercare di andare avanti. Insomma, una volta c'erano altri strumenti, oggi ci sono queste grosse convention. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima su Enjoy Television. Alla prossima. Alla prossima. Al prossimo hamburger. Al prossimo hamburger, è vero.